Salve ragazzi e bentornati alla parte numero 4 di Marluigi Dream Team Bros. Bene bene, ok, in questa parte qua ragazzi vediamo un po' quale sarà la nostra prossima meta. Vediamo un po'. Adesso aspettiamo un attimino che ci dicano qua che cosa esplorare per prossimo. Come prossimo luogo, chissà cosa ci attende, vediamo un po'. Buon parco, a sud. D'accordo, d'accordo, d'accordo. Ma prima, viste le spesucce che abbiamo fatto nella parte scorsa, vorrei andare a prendere un po' di monete. E prendi un fungo. Tu volevi monete? E invece no, il gioco ti trolla, ti prendi un fungo. Ma che simpaticoni che siamo, eh. Vabbè. Allora, monete, eccole qua, le monetine, guardale che belline che sono. Olè, e qua? Un go one up. Ok, chissà perché da piccolino lo chiamavo sempre fungo un up. Ah sì, perché non sapevo l'inglese ed ero in seconda elementare. L'inglese invece si studia in terza elementare. Dopodiché iniziai a dire one up. Visto che ce l'avevo morte con questo unup, già. Ma chiudendo questa piccola parentesi, andiamo a sud come ci è stato indicato. Dunque, questo cartello che ci dice ponte inagibile a causa dei danni provocati dalla tempesta. Siamo spiacenti per disagio, vi preghiamo di usare ponte provvisorio. Fate attenzione quando attraversate e cercate di camminare lentamente. D'accordo, ci proveremo. Bello lunghetto, eh. E non mi pare neanche molto sicuro. In effetti, Luigi si guarda intorno. Luigi, che dici di muoverci? Ok. Ci dicono di muoverci lentamente, però non è che funzioni granché la tattica. Ok, qua c'è una scena tipo Looney Tunes, mi pare. Della serie, io cado nel burrone ma solo quando mi rendo conto che sotto c'è il vuoto. Ok, mi è piaciuta questa allusione a Willy Coyote, tipo. Di solito era lui quello che faceva ste figuracce di cacchina. Vabbè, allora, ennesimo nemico, ti pareva? Ma noi ti ammazziamo per benino. Aspetta però che vediamo chi sei tu. Chi essere tu? Tu essere tondantola. Una tonda tarantola. Beh, non è difficile da capire, vero? No. Non venitemi a dire... ma Giulia, è difficile da capire. No, non c'è nulla da capire, ragazzi. Dai. Già. L'etimologia del nome è abbastanza semplice. Io parlo e Luigi casca. Vabbè, almeno sono stati veloci ad agire e quindi nessuno si è ferito. Perché ragazzi, se cade uno dei fratelli e voi siete un po' lenti, allora questo qua fa in tempo ad attaccarvi. E se vi attacca in questo caso Luigi, che era caduto, beh, non avete scampo di schivare e né di controattaccare. Difese proprio a zero in quel caso lì. Buona buona, buona buona. Allora, ok, adesso ce ne andiamo per di qui. Giusto, giusto. Oh, e chi c'è qua? Sarà un guancialino, scommetto? Sì. Oddio, aspettate, No, vabbè, ci ho smesso. Purtroppo c'ho cani dappertutto, ragazzi. Guardate, anche da questo lato qua ce n'è uno che rompe i coglioni, ma non potete neanche immaginarvi quanto. Stranamente adesso è zitto. Avrà caldo, scommetto. Beh, sarebbe strano il contrario, va? Allora, vabbè. Intanto scopriamo che Luigi è l'unico in grado di poter aprire il portale onirico e che Mario non ha questa abilità qua. Infatti prima ha dormito ma non è successo nulla. Luigi e Guancialini sono quasi sulla stessa lunghezza d'onda. E quindi?
Per questo motivo quando dorme su uno di loro diventa tutt'uno con il mondo onirico e si apre un portale. Eh già, tra l'altro ha il colore dell'arcobaleno. Ok, va bene, adesso possiamo andare, vero? Ok, dobbiamo salvarli, però sì, possiamo andare, ma non senza aiutarli, anche perché siamo un po' obbligati, diciamo. Se non aiutiamo questo guanciolino, infatti il muro troppo in alto non lo potremo mai superare. E Mario non ha poteri magici con sé, ma solo il potere del salto e del martello. Ok, Sogno Berto non ci riesce, ha bisogno di noi. Va bene, il maestro del salto e del martello sarà molto lieto di aiutarti. Anzi, i maestri. Ci sarebbe anche unire Luigi, che è comunque Luigi, solo che è un po' diverso. Va bene, let's go allora. Wahoo! Olè. E carichi di ottimismo e di entusiasmo, partiamo con Mario per la nostra missione che inizia qui e oggi. Va bene, va bene, va bene, va bene. Oh yeah! Vabbò, se parte? Sì. Ah, giustamente Sogno Berto non l'ho mai incontrato, quindi un attimino di presentazioni andavano fatte. Vabbè. C'è un altro nemico nuovo che ci lancia del fuoco, ma noi lo scriviamo benissimo. È uno Storch. Vabbè, io ti ammazzo subito perché, insomma, così almeno ci leviamo il pensiero. Rimane un solo superstite. Pestato. Bene, bene. Ok. Ai, 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 quella spilla lì mi è costata ben 600 monetine. Oddio. Mi è sparita un po' la voce. Non mi ero accorto. E olè. Bene, bene, ci avviciniamo anche al livello 5. Ma non troppo in fretta. Ok, qua che ci aspetterà? Quel soffitto lì ci sta crollando addosso. Oddio, e chi se l'aspettava questo? Vabbè. Intanto quadro stella sul touch screen. Sta un po' litigando con Luigi ancora una volta. Vabbè. Oh, proprio non lo vuole capire che non è colpa di Luigi. E anzi, per merito suo siamo riusciti ad entrare nel portale onirico, non per altro. Mamma mia, ancora una volta viene sempre sminuito il povero Luigi. E che palle. Se Peach è stupida e non si leva dai posti pericolosi, mica colpa nostra, eh beh, insomma. Ma vabbè, è giusto così, ci divertiamo di più noi. Altrimenti che avventura è? Se non c'è Bowser, se non c'è un rapimento. Forse loro non si divertiranno molto, ma io sì. Almeno abbiamo una scusa, ragazzi, per esplorare tutto il l'isola della guanciale, sì, insomma. Non il continente, scusate. L'isola guanciale, basta. Comunque sia, le fronde qua, che sono tipo dei baffi, possono essere mosse. E nulla, ragazzi, come si attivano queste fronde qua? Beh, si attiveranno toccando sul touchscreen i baffi di Luigi. E in questo modo si può afferrare Luigi, scusate Mario, e farlo andare da un'altra parte. Sì, bisogna tirare la fronda così e poi mollate. Sempre sul touchscreen, ovviamente. Siccome mi è impossibile però farvi vedere sul touchscreen cosa succede,
io cerco di, insomma, tenere solo questo, che è il più importante. Ok, per uscire facciamo R e poi B. Ok. Vabbò. Bene, bene. Oh, un altro. Ti pareva che ce ne fosse un altro? Già. Bene, bene. Oh, livello 5, quasi. E fra poco ci sarà livello 5 senza quasi, almeno per Mario. Per Luigi invece ci vuole sempre un po' di più di esperienza. E quindi vedremo un pochino di, insomma, fare così. Ora però, vieni qua. Olè. Olè. E olè. Perfetto. Poi così. Poi di nuovo così, andiamo. Ale, forza. Sempre più distante. Ok. Sempre con le monetine da raccogliere. Mi è scappata quella, però la voglio io. No, non mi riesce. Ok, mi è riuscito, come non detto. Questa così, si prende. E nulla, c'è un altro scontro da fare, perché le schivate ancora non le ho completate, purtroppo. Ok, problema risolto. E otteniamo pure una tuta maestro. Ok, non so se valga la pena da mettere a qualcuno, però vedremo dopo. Intanto scegliamoci un parametro da aumentare. In questo caso, i PV. E la madonna, 39. Però non poco, mi dicono. Già. Forza, let's go, let's go, let's go, let's go. Allora, per di qua ora. Ok, 5 monete, là ce ne sono altre. Potevo fare a meno della piattaforma, oddio. Scusatemi, volevo far così io. E excuse me. Ok, andiamo per di qua. Vediamo se riesco in tempo o no. Ci mancava un pelo. Andiamo di qui poi su quest'altra piattaforma che si muove in senso verticale. E poi andiamo di qua. Attiviamo questo interruttore qua che ci mette questa altra piattaforma in senso orizzontale, non per senso verticale. Ok, e ora ci sono i frammenti di incubo da rompere. Ok, un attimino che ci fanno un po' di introduzione. Oddio. Mario, ti prego, rompi i frammenti di incubo e libera il mio amico. Ok. Olè. E uno. Ok, 6 in questo caso sono ancora i frammenti di incubo da rompere. Ok. Quindi fonditi con quell'albero lì, Luigi, Mir Luigi. E permettimi di rompere prima 4, poi altri 2 frammenti di incubo. Ok, e un guanciolino è salvato. Escluso il principe, è il primo che ho salvato. Ok, perfetto. E adesso sarà ora di tornare, fra un po'. Tutto merito di Mario. Ah, Mario, ti ringrazio. Sì. Ci sono ancora moltissimi guanciolini da salvare, lo so. Lo so, saranno un bel po'. Ok, rispedissimi nel mondo reale allora. Come ringraziamento. E otteniamo questo noi. Ma basta e avanza.
Ok, perfetto, e siamo di ritorno. Ok, va. E ora... Che gioia, sono libero. Eh sì, Sidora Stella. Quando li liberiamo, tornano alla normalità. È un po' quello che è successo a Sogno Berto anche. Il principe in persona, esatto. Ok, vediamo un po' adesso come si può proseguire. Purtroppo lì non sa niente della principessa, comunque. Vecchio Nero, il decano dei Guanciarini, potrebbe essere d'aiuto. Ok, sa tutto quello che accade nel mondo onirico. Va bene. Va bene. Allora gli faremo una visitina, se questo è la soluzione. Se questo è il personaggio che ci può aiutare, senza dubbio. Ok. Ole, 19 minuti di registro, però dai, posso continuare ancora un pochino, va? Oddio, una miriade di nemici, guardateli. Vabbè, tutto sommato sono anche debolissimi, quindi forse non mi dispiace affatto proseguire. Ok, un altro adesso. Tre addirittura. Ok. Dai forza Luigi, che ti voglio anche a te Luigi a livello 5. Ok, forse con questo? Vediamo un po'. Se con questo ci arriva al 6. No, quasi. Ne mancano ancora pochissimi. Allora, però adesso permettetemi un attimo una cosa, vado sul menu e metto questa, che ci ridà il 50% di PV anziché il 30%. Ok. Così almeno la metà. Ecco qua. Perfetto. Ci possono restituire ben metà dei PV persi. O di quelli che, insomma, quando livelliamo, facciamo livello. In pratica, se adesso Mario ha 39 e poi ne acquisisce, non so, altri 3, quelli lì non vengono, diciamo, curati, quei 3 lì. E quindi bisogna usare o la spilla oppure un fungo. E nulla. Allora, vediamo un po' adesso comunque sia di continuare la nostra, il nostro salvataggio dei guancialini. Qui per esempio ce ne sono 4 frammenti di incubo che compongono il guancialino. Allora, va bene. Ok, che succede? Ah, siamo intrappolati. E non sembra esserci un modo per uscire, se non fosse che c'è un vortice Magiluigi, che è un altro meccanismo Magiluigi, esatto. Di quelli che ci facilitano la vita. Sì. Luigi, anzi, unire Luigi, sai che devi fare? No, grazie. Dai, forza. Ecco, tutt'uno con il vortice. Please. Oh, grazie. E ole, adesso vedremo un po' il da farsi. Ok, bisogna che gli grattiamo il naso per attivare questo meccanismo con Magiluigi. Almeno dalla discussione fra Luigi e Dora Stella ho capito questo io. E infatti ecco qua. E ora, dal mondo reale, questa cosa qua si trasmette nel mondo onirico. Si
questi sono dei punti di connessione tipo fra il mondo nero e quel mondo reale, in teoria. Visto che, insomma, si può fare questo con una stella. E poi l'effetto si trasmette anche qua. Sì, diciamo che è così in pratica. Allora, non so se qua ci saranno nemici, però vediamo un po' adesso. Tanto le rotte le taglio, quindi che vi importa? Allora, vediamo un po'. No, non ne vedo per adesso. Allora, solo frammenti di incubo vedo io. Uno è andato. Poi sono questi blocchi qua. Tutti miei. Che nessuno osi prenderseli al posto di Mario. Mi raccomando. Tanti bei soldini. E nulla, portafoglio che si sta pienamente riempiendo. Anzi no, non volevo dire pienamente, lentamente riempiendo. Ecco quello volevo dire io. E questo guancialino qua azzurro dal sorriso 2017 è pronto ad aiutarci. Guardate che sorrisone a 32 denti, eh? Guardate, è pronto per ricevere il premio Oscar 2017, miglior sorriso dell'anno. Veramente. Boh, è uno di quelli che nasce col sorriso proprio, chissà. Va bene. Mister Ottimismo 2017. Ci vuoi aiutare? Non sai com'è, se no noi ce ne andiamo, via. Ecco. Ah no, non possiamo, siamo intrappolati. È vero. Temo che dovrà aiutarci per forza, quindi. Hai visto una principessa, però prima? No. No, non si ricorda. Lo immaginavo. No, non siamo abitanti dell'isola. E quindi? E quindi? Vabbè. Però anche te della stella, dai, non ti incazzare. È vero, però. Tu porti solo le scarpe e nient'altro. Insomma. Vabbè. Allora. Qui veniamo a conoscenza della vera leggenda, anzi della vera storia dei guancialini. Vediamo un po'. Vi lascio leggere in pace, però. Non mi va di farvi dettati come alle elementari. Due pietre. Ok. Loro dovevano proteggere le pietre, quindi. Però Incubak un giorno ha rubato la pietra oscura. Però quando è stato imprigionato l'ha distrutta. E adesso arriviamo alla parte dove vengono intrappolati. Esattamente, ecco qua tutto spiegato. Una pioggia di frammenti di incubo provenienti dalla pietra oscura frantumata è caduta sull'isola e così ha colpito i guancialini, che purtroppo in preda al panico hanno cercato di scappare, però non sono riusciti a evitare la pioggia. E quindi adesso sarà nostro compito salvarli tutti quanti dal loro triste destino. Altrimenti il popolo dei guancialini si estinguerà e noi non vogliamo avere questa macchietta sulla coscienza, ovvero che ci siamo rifiutati di aiutare il povero popolo dei guancialini bisognoso d'aiuto. Ecco, quindi Durastella, io direi, insomma, prima Peach e poi i guancialini magari, eh? Bowser per ora non c'è e quindi problemi in meno. Speriamo di non gufare, però, che magari arriva. No, dai, scherzo. Se la storia è scritta così, non è mica il fatto di pronunciarlo o meno il suo nome che lo fa venire.
E comunque ragazzi, sì, c'è Bowser in questa, in questo gioco qua. Scherzavo, non si tratta di, non si tratta di gufare. Ok, oggi proprio la parlantina non c'è. Oggi la parlantina mi ha abbandonato. Una volta c'era invece, ed era la mia amica forever. Chissà. Ok, ultima lotta e poi mi sa che concludiamo qui. Esatto, col livello 5 di Luigi concludiamo noi. Perché siamo dei fighi. Perché ci piace così. Olè. E 4 per l'attacco. Che sommandosi arrivano a 30 di attacco. Ok ragazzi, bene bene. Allora la parte finisce qui. Io spero che vi sia piaciuta. Se è così, fatemelo sapere mettendo un bel like, commentando e iscrivendovi al canale. Io sono Giorno92. Ci becchiamo nella parte numero 5. Ciao ciao e a presto.